Ben ritrovati, il dopo referendum in Campania, soprattutto le nuove analisi rispetto a quella che dovrà essere la politica energetica sul nostro territorio. Questi gli argomenti al centro del nostro approfondimento con Roberto De Filippis del Comitato regionale per il Sì. Grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito, De Filippis. Partirei dal dato diciamo elettorale, tra virgolette, relativo al referendum: 32%, la battaglia del quorum non è stata vinta, però che segnale è stato questo secondo voi? Insomma, il risultato come lo valutate inizialmente? Ma intanto ringrazio il direttore per l'invito. Io credo che oggi in questo paese si è aperto uno spaccato di riflessione, uno spazio di riflessione su quella che appunto è la strategia energetica nazionale di questo paese, qualcosa che un mese fa, due mesi fa soltanto era impensabile in un paese dove diciamo la discussione su petrolizzazione, estrattivismo e strategia energetica nazionale appunto era l'appannaggio degli addetti ai lavori, i comitati, i territori che subivano diciamo progetti invasivi di petrolizzazione. Io credo che 16 milioni di persone, 16 milioni di cittadini che hanno deciso di metterci la faccia su un referendum che di fatto era stato smontato ed era stato sgonfiato da tutto il suo portato reale sui sei quesiti in primis, che poi diventa un solo quesito, e poi come dire l'invito di parte delle istituzioni di questo paese a disertare diciamo il campo della democrazia in questo paese. Io credo che c'è stato invece un segnale forte a partire appunto dai 16 milioni di cittadini che hanno deciso di non disertare le urne, di andare a dare un chiaro segnale, e questo fa capire come un ragionamento che era appunto appannaggio degli addetti ai lavori diventa inevitabilmente e prepotentemente un argomento nazionale. Ecco, il quesito piuttosto complesso per la verità che è stato sottoposto agli elettori, fino a che punto ha condizionato questo referendum secondo voi? Ma io credo che lì si è giocato appunto una partita a dividere aree costiere con aree interne. Noi sappiamo benissimo che in realtà invece la maggior parte dell'estrattivismo in questo paese viene dalle aree interne, la Basilicata in primis e altri progetti che a partire dal territorio campano, l'Irpinia, il Sannio, il Vallo di Diano, diciamo c'è una partita grossa sulla petrolizzazione in Italia. Si è giocato appunto, come dicevo, a dividere area costiera con area interna proprio per non aprire una riflessione complessiva sull'estrattivismo in Italia e sulla strategia energetica nazionale. Questo penalizza l'elettorato a recarsi alle urne, questo penalizza una riflessione ampia in toto su quella che è oggi la strategia energetica nazionale, che sembra essere ad appannaggio soltanto di alcuni poteri forti che hanno superficie di contatto diretta con questo governo, a partire dal ministro Guidi, che ex ministro Guidi, che si è dovuto dimettere. Intanto vediamo un po' quello che è accaduto in Campania. Intanto da un lato Napoli non ha risposto diciamo nemmeno agli appelli del sindaco De Magistris, che pure si è speso molto in questa campagna referendaria. Dall'altra parte invece le zone interne, soprattutto Avellino, che è stata prima in Campania, diciamo ha avvertito maggiormente il problema relativo alle trivelle. Perché secondo voi? Perché come dicevamo prima Napoli è esente da progetti di petrolizzazione diretti e avanzati, mentre appunto le aree interne vedono dei progetti che sono avanzati a partire dal Pozzo Gesualdo 1, il permesso Nusco, Case Capozzi in Basilicata. Questa cosa qui ci dà uno scenario che lo vediamo anche con i livelli di partecipazione che vengono dalla Basilicata, dove il problema è sentito, è diretto, la gente decide di andare a votare. Quindi la Basilicata, ecco perché è uno dei primi dati, è il primo dato nazionale, l'unica regione che supera il quorum, dove la petrolizzazione ormai da 20 anni prova a costruire un modello di sviluppo che secondo noi è malato, che è appunto il modello di sviluppo calato dall'alto da chi va a fare il profitto su quella regione, mentre la Campania appunto riscontriamo dei livelli buoni nelle aree interne, appunto la provincia d'Avellino che ha un progetto avanzato. Napoli, io dico, non è che ha disertato in toto, Napoli è nella media nazionale più o meno rispetto a
alla partecipazione stessa dei cittadini. Napoli forse, non è esente. Forse il dato è stato più politico, diciamo. C'è stato l'appello di Renzi, diciamo, interventi anche autorevoli come l'ex presidente della Repubblica Napolitana, insomma, interventi che hanno probabilmente condizionato questo chiaro, punto. Questo a me fa dire che a perdere questa partita referendaria la democrazia in questo paese, a perdere questa partita referendaria sembra essere proprio il partito del primo ministro nonché segretario nazionale, che aveva delle posizioni alquanto sclerotizzate all'interno. Ricordiamo ai telespettatori che il Partito Democratico arrivava con ben 3 posizioni diverse al referendum del 17 aprile. C'era l'invito, appunto, secondo me squallido di settori istituzionali di questo paese di andare al mare e quindi, come dire, provare a rinfoltire la scheda dell'astensionismo. C'era una parte del Partito Democratico che dava delle chiare indicazioni verso il sì, c'era una parte del Partito Democratico che andava verso il no. Quindi, come dire, veramente ad essere sconfitta oggi è la partecipazione e la democrazia, ma questo referendum ci parla, secondo me, anche del tentativo del restringimento del campo decisionale della democrazia. Appunto, prima parlavamo del tentativo riuscito, secondo me, della divisione tra aree costiere e aree interne, di potenziare il portato in toto dei requisiti referendari. Poi credo che sia squallido anche la velina che arriva dal Ministero dell'Interno, che invita gli istituzionali, i sindaci, che invita le regioni e i presidenti di regione a non partecipare alla campagna referendaria. Ecco, intanto lei è fortemente, Buglione, impegnato sul fronte contro il petrolio. E che cosa sta accadendo intanto in Basilicata e Puglia, che hanno risposto in maniera forte a questo referendum? Che rischi ci sono per quanto riguarda le trivellazioni petrolifere per l'ambiente e per la salute dei cittadini? Abbiamo tra l'altro avuto, ironia della sorte, questo caso Genova, che è arrivato proprio nelle ore successive alla votazione del referendum, che sta causando un vero e proprio disastro ambientale in quei territori. Insomma, alla luce della vostra esperienza, che sta accadendo in quelle zone dove ci sono le trivelle? Guardate, noi partiamo come coordinamento Irpino Notrivi dal 2012, esattamente quando viene recensito dal governo Monti il decreto Passera il progetto di petrolizzazione in Irpinia. Quindi progetto Nusco, Pozzo Gesualdo 1, che ricordiamo che parla di un'area vasta di territorio irpino, 46 comuni coinvolti, più uno della provincia di Benevento, quasi 700 chilometri quadrati coinvolti. Quando arriva questo progetto noi ci richiamo in primo luogo in Basilicata, dove la petrolizzazione oggi la fa da padrona all'interno di quel territorio. Noi lì abbiamo trovato uno scenario che faceva venire i brividi. Con la professoressa Colella, Albina Colella, geologa dell'Università della Basilicata, siamo andati appunto sul pozzo di iniezione Costa Molino, un pozzo di iniezione che oggi è alla cronaca nazionale perché dà la possibilità di far smaltire in maniera autonoma a settori della petrolizzazione in Italia i rifiuti che sono veri e propri rifiuti speciali e che quindi inquinano la diga del Pertusillo, che mutano quei territori. La Basilicata è un esempio. La Basilicata è un esempio, purtroppo. Io dico che la Basilicata è un esempio. La Basilicata, dopo 25 anni, è la regione che ha visto chiudere piccole aziende che si occupavano del settore del comparto vitivinicolo, del settore delle produzioni artigianali dell'eccellenza di quei luoghi. La Basilicata oggi resta, nonostante i grossi proclami di sviluppo e posti di lavoro, resta una tra le regioni più povere d'Italia, con un tasso di immigrazione giovanile non altissimo. Quindi quello è un modello che è quasi neocoloniale, noi diciamo. Certo, con questa non è vero che il petrolio porta ricchezza, insomma. Il petrolio porta soldi, ma bisogna capire a chi li porta i soldi. Se il petrolio porta i soldi e porta alle grosse aziende petrolifere i soldi, il petrolio resta sul territorio una parte minima di royalties che è pari al 7% in questa nazione, tra le più basse del mondo, che vengono suddivise tra Stato centrale, regioni e piccole amministrazioni. Quindi, come dire, il petrolio riesce a far guadagnare e in maniera visibile alle grosse aziende, alle grosse multinazionali del greggio che lì vanno ad estrarre, ma certo, poi quello che resta sui territori sono veramente quattro spicci. È il segnale, ripeto, politico reale di questo referendum, è esattamente la Basilicata che prova a riprendersi quel territorio con un sussulto d'orgoglio.
Dopo 25 anni quel territorio alza la testa e dice noi ci siamo. Come dire, credo che chi è che non si è recato a votare deve delle grosse scuse al popolo lucano che ha provato a dare un segnale forte. Certo. Intanto che cosa vi aspettate voi del Comitato della Regione Campania, regione che si è divisa rispetto al referendum? Perché abbiamo visto che il governatore De Luca è stato in linea con la posizione espressa da Renzi, mentre ad esempio la Presidente del Consiglio regionale D'Amelio era fortemente schierata per il sì. Adesso, alla luce anche di questi progetti che si annunciano in provincia di Avellino, che cosa vi aspettate, diciamo, dall'esecutivo regionale? Io credo che l'ultima cacciata di De Luca all'interno della direzione nazionale del Partito Democratico a campagna referendaria in atto è qualcosa di scandalosa. Cioè la genuflessione che ha avuto il presidente di questa regione davanti alle posizioni renziane lascia sconcertati i territori, lascia sconcertati i comitati, proprio perché appunto la regione Campania era tra le 9-10 prima, poi l'Abruzzo si ritira, tra le 9 regioni che hanno dato il via a questa campagna referendaria, dicendo che il referendum fosse una palla. Io ricordo ai nostri telespettatori che Enzo De Luca, durante la campagna elettorale che l'ha incoronato presidente di questa regione, veniva a fare, a cercare voti partendo dalle aree interne, dicendo che chi volesse petrolizzare le aree interne fosse un pazzo. Diciamo, c'è una resa incondizionata di Enzo De Luca, del governatore di questa regione, nei confronti di Renzi. Per quanto riguarda l'onorevole D'Amelio, io ero in consiglio regionale quando è passato il referendum in Campania. Noi abbiamo provato ad avere degli incontri con le istituzioni proprio per capire se questa fosse una partita che veniva giocata da più posizioni, cioè dalla parte istituzionale, dalla parte dei movimenti, dalla parte delle associazioni ambientaliste. Anche lì abbiamo avuto una risposta molto timida da parte del Presidente del Consiglio regionale, l'onorevole D'Amelio, che si è limitata a dire in un convegno in provincia d'Avellino che lei si sarebbe legata alle urne, senza però, come dire, dare una forte indicazione al territorio. Ma non a caso diciamo, l'osservatore attento e non distratto in questa provincia, in questa regione, credo che capisce che le iniziative di campagna referendaria sono state fatte solo dai coordinamenti NoTrive, dalle varie associazioni ambientaliste. Io per questo dico che è stata una grossa battaglia di democrazia e partecipazione in questa provincia e in questa regione. 100.000 persone che dalla provincia d'Avellino vanno a votare senza un'indicazione forte di nessuna sfera alta delle istituzioni o di nessuna sfera alta della politica di questa provincia, sono secondo me un segnale forte da cui ripartire. Esatto, quei comitatini che venivano citati da Renzi e che provavano ad essere marginali in una partita così grossa che parlava del modello di sviluppo, della strategia energetica di questo paese, oggi contano a livello nazionale 16 milioni di persone e che è il dato da cui ripartire. A livello provinciale contano 100.000 persone, che secondo noi è il dato esattamente questo da cui ripartire in questa provincia. In questa per chiudere, allora, guardando anche alle politiche energetiche del futuro, le zone interne sono ancora a rischio secondo voi? Insomma, la battaglia continua per dire no alle trivelle? Chiaro, prima la domanda che mi faceva era cosa vi aspettate anche dalle istituzioni dell'area interna. Noi siamo in una regione che prima guida Caldoro non ha fermato questo progetto di petrolizzazione, perché ricordiamo che i progetti in Campania potevano essere fermati prima che si attuasse lo sblocco Italia. Entro dicembre 2014 questi progetti risiedevano in commissione VIA in Regione Campania, valutazione di impatto ambientale, e bastava un semplice diniego, visto le posizioni anche di alcuni sindaci e visto le posizioni di alcuni geologi che portavano delle controdeduzioni a questo progetto che secondo noi è devastante. Caldoro non ha fermato questo progetto. Oggi cosa ci aspettiamo da queste istituzioni e che sarà della petrolizzazione nell'area interna? Credo che bisogna portarle allo scoperto, cioè a far prendere le responsabilità al comparto istituzionale di questa regione. Noi abbiamo un piano territoriale regionale senza alcun decreto attuativo,
e quindi noi proveremo a scriverli anche noi dal basso e portarli a farli approvare a questa regione un piano territoriale che provi a parlare appunto di livelli di protezione più alta. Non esiste un PEAR, un piano energetico ambientale regionale, che provi a parlare appunto di cosa significa, come dire, attuare un modello energetico su questi territori. Non abbiamo un piano paesaggistico. Noi facciamo nostra e proviamo a riportarla alle istituzioni una delle idee secondo me fondamentali di un grande geologo di questo paese, cioè il professor Franco Ortolani. Grazie. Che prova a riprendere l'idea del cimitero dei cetacei che va dalla Corsica fino ad arrivare al territorio francese come area di interesse strategico nazionale, questa sì, non i progetti di trivellazione, e come, come dire, livello di tutela altissimo. Lui, riprendendo dall'idea di questa progettazione, prova a rigettare e calare sul territorio e portarla, come dire, alle istituzioni e sia essi regionali che delle amministrazioni pubbliche e comunali, il santuario dell'acqua pubblica e dell'acqua potabile, cioè tutta quella parte della dorsale appenninica centro-meridionale che va dai Picentini fino ad arrivare al Vallo di Diano, e quindi tutta quell'area che è interessata da progetti di perforazione, farla diventare una sorta di santuario che innalzi i livelli di tutela. Ecco, la partita secondo me da giocare è proprio questa: come vai oltre il referendum, che per noi, abbiamo detto dall'inizio, è stato un passaggio fondamentale, ma proprio perché in questa campagna referendaria noi abbiamo incontrato il corpo vivo di questa provincia e di questa regione, che ci consegna appunto una fotografia non sbiadita, una fotografia viva di partecipazione in questa, certo, in questa regione, e appunto provare da lì in poi con questi dati, perché ricordiamo che il 32% rispetto agli inviti dell'astensionismo, cioè, insomma, non è stata una sconfitta. Io credo che bisogna prendersi le responsabilità anche sì di una sconfitta, che però secondo me non è della portata, che qualcuno vuole far passare. È chiaro che il referendum per Costituzione in questo paese, soprattutto l'abrogativo, si passa con il quorum, si vince con il quorum. Io credo che però c'è un risultato secondo me che è straordinario, proprio perché diciamo che chi ha fatto oggi campagna referendaria in questa regione non è il comparto istituzionale, purtroppo, che ha deciso di non giocare una partita, ma è tutto quel micromondo di associazionismo che sta, secondo me, riportando alla ribalta una problematica che soltanto fino a un mese fa non se ne parlava. E da questo dato dunque ripartirà la battaglia contro le trivelle in Regione Campania, grazie a Roberto De Filippis, grazie del coordinamento regionale del Comitato per il Sì, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito per questa puntata del nostro approfondimento. Buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.